dietro tutto questo? Sì? Ho le carte che cercavi. Ottimo! Consegnali ai nostri studiosi di codici. Torna domani. Valuteremo la nostra prossima mossa. Noblesse oblige. Salve, posso aiutare? Ho bisogno... Sì. Che giornata! Per batterti o per morire? Sì? Cosa avete appreso da quei documenti? La posizione dell'ultima cella Salamander nel quartiere mercantile di Visima. Ci andrò subito. Non è così semplice. Si trova nella zona sorvegliata. L'ingresso è proibito. Dunque, qual è il piano? Un ufficiale delle guardie cittadine è un nostro informatore. È di ronda per le strade di Visima. Come farò a riconoscerlo? Risponderà a una parola d'ordine. Tu dirai, il giglio non è ancora stato avvolto dalle fiamme. Tutte queste sciocchezze mi stanno irritando. E lui risponderà, tre gigli ne formano uno. Saprà indicarti il nascondiglio. Sì? Il giglio non è ancora stato avvolto dalle fiamme. Cosa? Voglio dire... Va a scocciare qualcun altro. Sì? Il giglio non è stato ancora avvolto dalle fiamme. Cosa? È un qualche tipo di parola d'ordine.
Cosa? Ehi, ragazzi, c'è qui uno che cerca guai. Ti sbagli. Ma arrenditi! Dovevo incontrare un amico qui. Dovrei gettarti nei sotterranei. Sei fortunato che presto riceverò una medaglia dalla principessa Adda. Una medaglia? Per aver combattuto contro i terroristi elfici. Che mi dici della peste e dei mostri? Ammazzare un terrorista paga il doppio in oro rispetto a un Kikimor. Ed è più facile da catturare? Catturare? Basta soltanto identificare i collaboratori dei non umani. L'ho giurato di proteggere il re e se fossi in te non ostenterei la vita. È stato Sì? Il Giglio non è stato ancora avvolto dalle fiamme. Cosa? Mi dispiace. Stavo scherzando. Tre gigli ne formano uno. Avreste potuto inventare una parola d'ordine più facile. D'accordo, ecco il piano. A mezzanotte la mia unità arriverà nelle fogne. Non verrete con me? Ti guarderemo le spalle, ma solo per 2 ore. Ci vediamo lì. Uomini, attenti! In marcia! Compagni, la scala. È tutto pronto? I Salamander dovrebbero arrivare a breve. Sanno che siamo qui? No, ma sono allerta. Hanno un ospite importante. Sì? Arrivederci.
Soltanto un momento. Sbrigati! Come cominciare? A Kayala Ambrakur! Si vede un'immagine. Soltanto una confusa, potremmo non riuscire a collegarci con i redaniani. Aspetta, il cristallo si sta attivando. Potenzierò la correlazione magica. Ha funzionato! Si vede un'immagine. Salve. Salve, signore. Ora basta con le formalità. Cosa volete? Le nostre basi militari a Visima sono state distrutte. Potrebbe esserci lo zampino delle spie di Nilfgaard. Dunque, siete nella merda fino al collo. Perché contattarmi? Signore, chiediamo assistenza finanziaria. Perché dovrei aiutarvi? Perché certe nostre conoscenze lavorano per qualcuno molto vicino. Mi avete preso per pazzo? Ma, maestà... Siete fuori di testa. Tutti i vostri esperimenti. Lo spaccio di Fistek. Non vi aiuterò. L'ho sentito. Nel corridoio. Hai osato spiegare sulla mantra. Complimenti, un massacro notevole. E tu chi sei? Radovid. Ascolta, Radovid. Farai meglio a spiegarmi il tuo legame con Salamandra. Sono sicuro che ci incontreremo ancora. Era da tanto che nessuno me lo diceva. Mi piaci, vai dritto al sodo. D'accordo, ti dirò chi sono, ma non per paura. Non ho niente in comune con Salamandra. Assolutamente niente. Un tempo pensavo di usarli a mio piacimento, ma poi ho cambiato idea. A tuo piacimento? Per l'influenza politica. Non puoi essere un po' più chiaro? Ti basti sapere che le azioni di Salamandra non sono adatte ai miei scopi. Quindi siamo alleati. Buona fortuna. E saluta Adda da parte mia. Thank you.
Ci conosciamo? Sono io. Sono io, il capitano Vincent. Questo spiega le tue sparizioni notturne. Ti stavo coprendo le spalle. Quegli imbecilli non sono neanche strisciati fuori dalle fogne. Vorresti un ringraziamento? Dimmi soltanto cosa hai scoperto. Radovid parlava ai Salamander attraverso una teleproiezione. Il re di Redania. Non sapevo avesse un simile appoggio. Non lo ha. Ha rifiutato. Ma hanno degli amici comuni. Qualcos'altro? No. Siamo dalla stessa parte. Ti aiuterò a spezzare la maledizione della licantropia. Non ce n'è bisogno. In questo modo posso catturare meglio i criminali. Inoltre, i farabutti temono questo terribile mostro che difende i poveri. Sto parlando di me. Perché dovrei risparmiarti? Perché no? Tu uccidi gli umani? Quanti sono caduti sotto la tua spada? Dentro di me non sono un mostro, al contrario di te. Hai ragione, le apparenze non contano. Grazie. Andiamo per la nostra strada. Non mi piace. Meglio controllare la cantina. Il nascondiglio di Vincent il lupo mannaro. Pensava forse di essere un supereroe? Farai che causare guai.
tutto fiato sprecato. Witcher. Ho trovato una pietra magica su un salamander. Fammela vedere. È un comunicatore. Lascia una traccia di ogni trasferimento. Parla in modo normale. Possiamo usarlo per trovare il nascondiglio di Salamandra. Dunque. Torna più tardi.